Dal 1 luglio scatta la nuova stretta ai pagamenti in contanti, come previsto dal decreto fiscale. Il tetto scende da 3.000 a 2.000 euro con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale, il lavoro nero e il riciclaggio di denaro. Per importi oltre i 2.000 euro diventa obbligatorio usare un mezzo di pagamento tracciato, dall'assegno al bonifico, a bancomat e carte di credito. La riduzione della soglia di contante a 2.000 euro è il primo passo di un percorso per arrivare a portare il tetto a 1.000 euro. Usare i contanti per cifre oltre i 2.000 euro è vietato anche per prestiti e donazioni che dovranno essere tracciabili sempre per ragioni fiscali. Per importi consistenti è necessario che il fisco sia a conoscenza dei trasferimenti di denaro da un soggetto all'altro. La normativa non potrà essere aggirata frazionando l'importo complessivo in più tranche inferiori a 2.000 euro. Non sarà consentito nessun frazionamento a parte qualche eccezione. Si potrà applicare il pagamento dilazionato come il pagamento rateale. Dal 1 di luglio scatta anche l'obbligo per i professionisti di accettare pagamenti con posta e carta di credito. Il decreto fiscale prevede un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni sui pagamenti con carta e sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti tracciabili per i professionisti con ricavi fino a 400.000 euro l'anno. Chi viola le disposizioni fino a 250.000 euro incorrerà in una sanzione tra i 2.000 e i 5.000 euro. Per i professionisti obbligati a segnalare la soglia fissata ai fini antiriciclaggio, la sanzione sale a 3.000 e 15.000 euro. Per somme oltre i 250.000, la sanzione va dai 15.000 ai 250.000 euro, mentre per i professionisti resta da 3.000 a 15.000 euro.